hai il compito di concludere questa mattinata di lavori. Grazie, sarò brevissimo perché ormai abbiamo fatto l'ora di conclusione. Permettete solamente quattro momenti, ringraziamenti, due considerazioni e un annuncio. I ringraziamenti a tutti, ringraziamenti a Italy che ci ha ospitato, ringraziamenti ai nostri relatori, ringraziamenti a tutte le associazioni di consumatori presenti e alle imprese di Consumer Forum presenti, ringraziamenti a Gamba Corta che ha fatto le cose in maniera perfetta. Mi permetto, a titolo personale, ma credo che siamo tutti quanti d'accordo, un ringraziamento particolare più che a due strutture che incontro tutti sabato mattina nel mio girovagare per supermercati, a Caritas e a Banco Alimentare, che fanno un'attività, io dico, volontari, sono eccezionali, sono veramente. Non entro ovviamente nel merito della sicurezza alimentare, partendo da Agostino per arrivare fino al Presidente, materia troppo importante per essere affrontata da chi non la conosce fino in fondo. Due cose però mi interessa dire. Il primo, non siamo d'accordo, qualcuno non era d'accordo su quello che abbiamo fatto, ma era quello che volevamo. Noi volevamo aprire un dibattito, doveva essere il primo momento di un dibattito che noi speriamo che prosegua nel futuro. Gli OGM, la filiera, l'agricoltura, va tutto bene, vanno bene tante voci, noi siamo contenti che ci siano tante voci e che vogliamo proseguire su questo. Noi siamo un servizio per associazioni di consumatori e per imprese associate al Consumer Forum. Noi ci siamo, l'avete visto, speriamo che così riusciamo a proseguire anche l'anno prossimo, che sarà l'anno europeo contro lo spreco alimentare. Sulla sicurezza però una cosa pure va detta, che è un po' lo slogan che siamo dati in questi giorni, in questo mese e mezzo di lavoro. Consumatori consapevoli. Il consumatore non può essere consapevole se tutte le parti non si danno da fare. Noi, associazioni di consumatori, dobbiamo essere più bravi nell'informazione e nella formazione, le imprese debbono essere più aperte, le istituzioni debbono essere più pronte nelle risposte, non si possono aspettare anni per normative anche secondarie perché manca quel piccolo decreto o quel piccolo regolamento ministeriale. Nel breve comunicato stampa che mi sono permesso di mandare ieri sera ho detto un tavolo, che non è un tavolo Consumer Forum, è un tavolo di chi vuole operare su questo settore, perché secondo me c'è molto da fare. Lo spreco, io leggevo tre giorni fa una ricerca di una nostra associata, una delle associazioni dei consumatori, che ci dice che sprechiamo circa 500 euro di alimentazione ogni anno, se ricordo bene la loro ricerca, parlo di ADOC tanto per essere chiari. E questo mi ha messo paura, in un momento come questo in cui si sta attenti al centesimo, si sta attenti al veramente, le famiglie in particolare hanno grandissime difficoltà, non si può accettare uno spreco di 500 euro circa di beni alimentari, anche perché sono 500 euro sottratti alla qualità, perché è chiaro che se devi comprare, anche se poi lo getti, in un momento di crisi economica come questa si riduce la qualità delle cose che tu compri. E quindi noi crediamo che sullo spreco dobbiamo fare grandi passi avanti. Diceva l'amico rumeno di quello che sta accadendo anche in Romania. Prima ho fatto una piccola moltiplicazione, 128 miliardi di chili persi, non 128 milioni di tonnellate. E quindi c'è veramente molto da fare. C'è da fare qualcosa, anche qui mi permetto di dirlo anche a tante persone, c'è qualcosa da fare anche per chi non è fortunato come noi. Io penso, torno all'opera di chi poi riesce a sfamare le persone che non riescono a sfamarsi da sole. E anche questo è un aspetto che chi ha dei valori nella vita, qualunque valore sia, sicuramente deve tenerlo presente. Ed è per questo motivo, e mi avvio alle conclusioni, che spero di aver rispettato la brevità promessa, faccio un annuncio a nome di tutto Consumer Forum. Noi entro questo mese lanceremo un bando di concorso per un'idea imprenditoriale contro lo spreco alimentare. Lo lanciamo ovviamente, e me ne scuso con chi non potrà partecipare, per i soci di Consumer Forum. Ma soci di Consumer Forum vuol dire più di un milione
Associazione di consumatori, vuol dire dipendenti, associazioni di consumatori, imprese e via dicendo, come ho detto all'inizio, vuol dire più di 1 milione di persone. Se lo moltiplichiamo per i figli probabilmente saranno 2 milioni, 2 milioni e mezzo di persone che teoricamente, non sarà così, lo so in partenza, potrebbero partecipare a questo concorso. Un concorso che vuole abbinare due cose. Il primo, un'idea imprenditoriale per combattere lo spreco. Molti di voi conoscono già l'iniziativa di Bologna, ci sono altre iniziative anche qui in provincia di Roma già che sono partite, dobbiamo fare qualcosa. L'altro aspetto è trovare un modo per finanziare questo progetto imprenditoriale che sarà per ragazzi con il microcredito, che forse è l'unica forma di credito in questo momento in circolazione. E dopodiché chiederemo ai nostri soci, particolarmente a quelli presenti in questo e presenti nel settore, se eventualmente riuscissimo ad aggiungere uno stage, un qualcosa, perché questi ragazzi, queste persone, grandi o piccole che siano, partendo dalle scuole superiori di secondo grado, possano appunto imparare a vivere un pochino meglio, imparare a vivere un po' solidalmente, imparare a vivere avendo rispetto del prossimo, avendo rispetto di quello che poi mangiano tutti i giorni loro stessi, e avendo rispetto per il denaro, che comunque è un dio ma va sempre preso in un certo modo. Ecco, io mi fermo qui, spero che siate soddisfatti quanto lo siamo noi dello staff di Consumo e Forum. L'ultima cosa che voglio dire, e ringrazio, l'ho dimenticato, Farinetti, e me ne scuso se l'ho dimenticato, come avete visto e cerchiamo di farlo anche in futuro, siamo usciti un po' dalle solite aule, siamo venuti là dove le cose vengono fatte, speriamo di poterlo fare anche in futuro. Grazie di nuovo. Seguirà in altre sedi o sempre in questa, penso in altre occasioni, e faccio soltanto un piccolo annuncio che mi riguarda, a parte il parete che va in onda fra 10 minuti, quindi sarà difficile riuscire a vederla, ma domani sera verso mezzanotte TG2 dossier, tutto dedicato, gestito dalla redazione di parete, è tutto dedicato al cibo di strada, quindi parliamo di argomenti meno importanti di quelli di stamattina, ma più piacevoli, soprattutto in un orario un po' tardo come la mezzanotte. Grazie e buona giornata, c'è un lunch bellissimo, eccezionale.